progetto Volare Sicuri nasce dalla considerazione che, per quanto concerne la cultura del volo, cioè la capacità di comprendere tutte quelle informazioni che stanno dietro a un volo che sia emozionante e sicuro al tempo stesso, questa cultura del volo, soprattutto nel mondo dell'aviazione generale e del mondo degli ultraleggeri in Italia, è poco curata. Quindi una serie di appassionati, di cui io sono uno di questi e faccio il coordinatore, ha deciso di mettere a disposizione le proprie esperienze. Si tratta di piloti militari e piloti civili con lunghi anni di esperienza alle spalle, mettere a disposizione le proprie esperienze, dicevo, proprio per far migliorare questa cultura del volo tra i tanti appassionati che in Italia volano. C'è da considerare che ormai in Italia, soprattutto per il volo ultraleggero, parliamo di oltre 43.000 attestati di volo, a cui si aggiungono naturalmente i 1.200-1.300 piloti dell'aviazione generale, quindi di una popolazione piuttosto intensa e che sicuramente ha anche un'influenza su quelle che sono le altre forme del volo, sia commerciale sia militare. Quindi è estremamente importante far crescere questa cultura del volo tra queste persone che, essendo dei grandi appassionati, sono anche disposti a spendere un po' del loro tempo per essere preparati. Quindi Volare Sicuri si orienta proprio a questo, a dei seminari liberi e volontari a cui queste persone possono partecipare e nel corso del quale vengono illustrati e vengono dibattuti dei temi importanti. In particolare siamo partiti da temi molto seri come l'IMC accidentale, ovvero la possibilità di finire in condizioni di mancanza di visibilità per dei piloti che non hanno la preparazione adeguata e non hanno la strumentazione adeguata a bordo. Quindi come evitare soprattutto queste condizioni, come prepararsi a un volo, come studiare la meteorologia, come studiare tutti gli altri elementi che ci consentono di evitare queste condizioni. Ovvero nel momento in cui per caso, per un accidente, si dovesse finire in queste condizioni, come al meglio riuscire a cavarsela e soprattutto a non procurare danni né a se stessi né ad altri. Un altro tema che abbiamo affrontato e che ha avuto un grande successo è quello di come sopravvivere in caso di incidente sull'acqua. L'Italia, sappiamo, è circondata dal mare. Il mare in condizioni ideali è un grande, sicuramente un grande passatempo per tutti. Volarci sopra è una grande passione, una grande gioia. Nel momento in cui però l'aeroplano dovesse avere un problema, le cose cambiano drasticamente. Quindi come sopravvivere in acqua in attesa dei soccorsi, come soprattutto questi soccorsi funzionano, perché in molti casi questo non è ben noto, e soprattutto come attivarli e come farli arrivare nel luogo in cui sono necessari nel più breve tempo possibile. Mi piace sottolineare due aspetti del progetto Volare Sicuri. Il primo è che si tratta di un progetto di volontariato, quindi nel quale tutti quelli che partecipano e che contribuiscono, che ripeto sono piloti estremamente qualificati, agiscono a titolo veramente di spese solo personali. Quindi non c'è alcuna ricaduta e alcun peso sugli organi nazionali amministrativi del volo, né di alcun tipo, soprattutto finanziario, e non c'è neanche alcuna implicazione di impegni da parte di questi organi. Al tempo stesso mi piace anche dire che Volare Sicuri ha raccolto veramente un successo inaspettato, almeno per noi, in questi primi mesi di funzionamento. Nei seminari che abbiamo fatto, partendo dal maggio scorso, siamo arrivati a contattare oltre 800 piloti e soprattutto via internet, col sito volaresicuri.org, che è ormai attivo, abbiamo avuto oltre 8.000 contatti. Quindi persone che hanno cominciato a studiare, magari solo via internet e magari scambiandosi informazioni tra di loro, a studiare problemi di questo tipo che altrimenti non avrebbero mai affrontato. Un progetto quindi che mi sembra vada nella direzione di far crescere la cultura del volo, soprattutto del volo sportivo e del volo da diporto, che, viste le caratteristiche turistiche del nostro paese, può essere di grande vantaggio per tutta la comunità nazionale. Prima di chiudere, mi pare ancora doveroso ringraziare l'Aeronautica Militare, il Ministero dei Trasporti, la Direzione Generale Aeroporti e Aviazione Civile per il supporto e la fiducia che ci hanno accordato fin dall'inizio di questo progetto e che si è materializzata in una serie di comunicazioni ufficiali che ci hanno consentito di lavorare al meglio. Soprattutto l'Aeronautica Militare ci ha messo a disposizione risorse preziose ed uomini estremamente preparati che sono intervenuti nei nostri seminari e hanno sicuramente alzato il livello generale del seminario stesso. Non meno ha fatto, devo dire, l'Esercito Italiano, che ha messo a disposizione una sua base a Casarsa della Delizia, dove abbiamo potuto seguire da vicino
e vedere, a parte gli elicotteri, ma anche i modi di operare dei piloti dell'esercito, che anche loro interagiscono con chi vola con aeroplani da diporto o aeroplani turistici.